Ma salve, prima di iniziare il video devo annunciarvi che abbiamo un commovente sponsor che è sempre il nostro caro amico Wondershare R, che a quanto pare, oltre a voler pagare il mio affitto questo mese, vuole promuovere un programma che si chiama Recovery Free, Free Data Recovery Software, scaricabile gratuitamente dal sito link in descrizione, che ci permette in diversi modi di recuperare i dati persi. Schiacciate semplicemente il recupero dati da crash, avvio. Il programma creerà un'unità virtuale nel quale ficcherà dentro i dati. Recoverit può recuperare file eliminati per sbaglio, file che sono stati eliminati completamente dal cestino, file dopo la formattazione di un computer, di una partizione, di dispositivi esterni come un telefono, o passare a Dr. Phone, che è proprio dedicato. Recupero dati attaccati da virus o recupero di tutto. Grazie, Wondershare. Arre. Adesso io apparirò con la nuvoletta, con la puff. Oh. Wow! Oh mio Dio, come hai fatto? Sono apparso da nulla, attenzione, già! Wow! Denudato, perché yeah. Oggi, signori, siete con Electric? Facciamo lezioni di anatomia, da adesso in poi solo video intelligenti. Perché non hai parlato? Perché non hai parlato? Che non parla, oggi non si parla, oggi si studia. Fanno cose intelligenti per voi, artisti nascenti che magari vogliono imparare cose più tecniche. Ti gratta un gomito. Oggi siamo qui per imparare muscoli e ossa del corpo umano. Che anatomia. Spettacolo! Metteremo quindi alla prova la conoscenza di questi tre individui. 16. Con un'intelligenza medio-bassa. A 20.000 like lo farò anch'io in bikini. Cosa? Ah. Subito, 20.000 like, boom! Ti amo. Le regole sono molto semplici. Io dirò una parte del corpo, un muscolo o un osso. Gomito! No. Ognuno di voi dovrà disegnarla su di me, sul vostro modello. Dopodiché io spiegherò. Io spiegherò. Guarda che cringe, poi. Guarda. Non sta capendo. Ma cosa diavolo? Ma cosa vuole il cubano? Io spiegherò poi in modo più tecnico da dove parte quel muscolo, come è fatto, come si contrae, eccetera, eccetera. Iniziamo! Come si contrae? Guarda. Ma perché poi c'hai quelle tette giganti? Almeno io non l'ho dovuto rifare per avere. Iniziamo da uno facile. E allora io? Non io, lo fate tutti. Allora io? Ah. Sterno, credo, maestro ideo. Deltoide. Vabbè. L'ho già sentito. Prego Giulio, dov'è il deltoide? Allora. Tutte capezzoli Giulio, chi se ne frega se perdi? Non allora, io non sono grande. Esperto, però il deltoide è una forma geometrica. No, non dico niente. Quello così, tu. No. Dipende, se non stai bene sì. Su, dovete fare in allora, secondo me il deltoide resta in questa zona qui. Però aspetta che lo coloro bene. Dai. Non ho capito quale. Vai, non voglio. Aspetta. Potresti mettere un po' la zona che non riesco a capire. Scusa, ma secondo me il deltoide si trova qui sotto. Per me lì voleva solo che aveva un capezzolo. Sì. Ok. Io so dove è il deltoide, devi venire qua. Girarti perché è il delta. Sì. È la forma che dicevo io. Oh mio Dio, ma ha già occupato tutto, cioè è questo. A posto. Andre. Deltoide. Vai. Allora. Andre, dov'è il deltoide? Allora. Andre, secondo me. Io lo so. Però siccome mi dispiace che Giulio poi sbagli. Giulio ci avevi preso. Ah. Però hai sbagliato lato. Perché in realtà era quest'altro. No! Aspetta, forse te lo marco un pochettino così capisci meglio qual è. Signori, il deltoide è il muscolo della spalla. Chi si è avvicinato di più? No, non lo sapevo. Io ti ho toccato 16 giorni fa, toccato. Ma sì, adesso ti ha toccato lì. No, c'ho il capezzolo di Harley Quinn. Frank ora ci spiegherà il deltoide. Ma anche no? Grazie, Frank. Ora lo sappiamo. Qual è lo sternocleidomastoideo? Facile. Beh, io lo so. Prego. Allora, lo sterno è qua. Cleidomasto, poi... Allora, tipo qua. Perché quando dico che fa male lo sterno, è qua. Ti metto anche una S, così può essere super sterno. Super scemo. Giulio. Allora, secondo me... Ti fa un pene. Ah, è un muscolo? È sopra un ricco. Allora tiro via il mio sterno. Io pensavo sarebbe stato un video serio per una volta. Io ci sto provando. Sono dentro di me. Scusa, che sai? Perché è una cacca? È lo sterno. Andre, qual è lo sterno cleidomastoideo? Andre, qual è lo sterno cleidomastoideo? Qua mi piace. Ah, gli fai quella forma.
Ok, la mappa del tesoro. Signori, lo sterno credo masso ideo è il muscolo di Goku, letteralmente io lo chiamo, perché quello esagerato che parte da qui dietro e va fino al manubrio. Frank ora ce lo spiegherà. Sono temporaneamente impegnato a partorire un bambino di cacca. Grazie Frank! Comunque non. Cosa Frank? Ne faccio uno facile. Vai. Facile. Qual è il... Zitto Frank. Qual è il dorsale? Io lo so. Questo è facile. Facile. Prego. Perché io le faccio ginnastica. Ma perché sempre io Quanto per ci prima? Fai che sbaglia? Un movimento. Chi vuole? Andre per prima. Io lo so. No, ma allora... Sempre io per prima, io lo so. Perfetto. Vi spiego perché quando faccio i dorsali uso tutta la schiena, però la parte che mi fa più male è questa. Perché mi fai male allora. E quindi la schiena. Ti anticipo che non è quello. Ok. Giulio. Vai Giulio. Allora, secondo me è dietro anche, secondo me. Sì. Però sei fatto l'appendice, aspettate. Ok. L'appendice, quella la sa proprio. L'appendicectomia. Secondo me la prendo tutta questa. Appendice. Dov'è che non lo vedo? Dov'è? Dai! Dai, ma cos'è, un giulietto? No, è un pelo. Devo farlo bene. Farlo bene. Uno. Facciamolo bene. Guarda che io ci sto provando. Il gran dorsale. Ne abbiamo due nel corpo. Uno a destra. Io ci ho preso allora. E uno a sinistra. Ma io non ha detto gran dorsale. Se mi dicevi grande, qui. Io facevo più grande, ci prendevo. Ma Frank ce lo dirà meglio. I dorsali sono dei pesci che nuotano solo all'indietro. Sono anche buoni. Grazie Frank! Pronti il prossimo? Vai! Qual è il gemello mediale? Il gemello malvagio. Tu l'hai mai sentito? Io sono un mediale soltanto. Io. Allora, i gemelli sono due. Devo trovare una cosa che ne ha due nel corpo. Un gemello mediale saranno questi. Uno, questo da qua di destra. Che bel gemello mediale. E questo da sinistra allo sterno. Amore, tu ne hai sentito il gemello mediale? Vai! Chi è il prossimo? Sembrano delle ovaie, sembrano, Gesù che le... Avanti! Allora, secondo me io non so se hai mai visto One Piece, ma Ruffy c'era molto sottolineato il gemello mediale. Di solito li parte da qua, così perché... Per me ti sta facendo un disegno. Mi sta facendo in Africa? No! E poi gli va anche quassù. La cicatrice di Pompei. Infatti, quindi va nello sterno e va anche quassù. Questo si trova il gemello mediale. Ok, vi dico già che siete intorto tutti e due. Andre, salva. Però chi sei avvicinato di più? Io appunto. Io ho preso tutto il corpo. Adesso non dico niente perché tocca Andre. Sono colorate anche il braccio che non c'è. Uno qua. Dumor. E uno qua, sì. Il gemello. Frank, dov'è? Però prima ve lo dico, il gemello mediale. Ce lo spiega Frank. E uno. Ma non hai... compone il polpaccio formato da due ventri. Io non ho mai allenato le gambe per me di più. Ma poi uno solo, tutti e due polpacci? Uno dei ventri del polpaccio. Ah. Venti, Frank, venti polpacci. Spiegaci tu. Peccate sto gemello mediale. Grazie Frank. Cosa chi è Frank? Ma non hai letto il mio libro? Ma te ne mancano Frank. Chiudiamo con un osso. Osso buco. Il perone. Lo so. Anch'io. La birra. Aspetta, nelle braccia e nella gamba. Dov'è il perone? No, hai sbagliato, Sabri. È un osso o un muscolo? Un osso. Oh, hai fatto proprio un osso. Sì, non te l'aspettavi da me. Dov'è il perone? Allora, secondo me il perone... Scusa, fammi sentire un attimo. Scusa. Lasciaci lavorare. Allora, secondo me il perone è qua. Ma non è il perone? Non è una birra? Non vale, ma ha coperto l'osso. No, è dietro. Tu l'hai fatto. È giusto. Lato. È giusto quello di Giulio. E dove ha fatto Sabri? Ma è dietro, perché davanti c'è la tibia. Quindi è qui, tipo, più o meno in questa zona. Quindi per una volta Andrea e Giulio ci prendono insieme. Sabrina non ne ha preso neanche uno. Neanche una. Spiegaci, Frank, dov'è il perone? No. Spiegaci, Frank, chi ha vinto. Ma ti hai disegnato sul polpaccio! Perché il perone è dietro. È un osso, mica un muscolo. Il perone è dietro. Se apriamo la tua gamba troviamo prima. Proviamo. Grazie, Frank. Finisce così. Ma era veramente lì? Finisce così questa lezione magica di anatomia. Ora andate via più imparati e studiati. E quindi andate... E spolliciate per farlo fare a me in bikini. A 30.000 senza. Sai che stai facendo? Però non so perché. Lo facciamo sul canale di Sasha. Un attimo che sparisco di nuovo. Allora ho detto che va bene. Vado via. Ciao. Oh mio Dio, dove è andato? È magicamente scomparso. Io te lo vedo ancora. Addio. Ciao bambini. Ciao bambini. Konnichiwa. Kawaii. Konnichiwa. Arigato. Konnichiwa. Kawaii.
Konnichiwa. Arigato. Konnichiwa. Kawaii. Konnichiwa.